Bentrovati anche questa sera in questa diretta, dove parleremo di un tema che dai commenti, dalle domande che avete postato, interessa indubbiamente molti di voi, ovvero parleremo di SIBO, diciamo così, sintomi anche spesso meglio noti come colon irritabile, aumentata permeabilità intestinale, leaky gut. Sono sicuramente sintomi, disturbi che affliggono moltissime persone e come dico anche e soprattutto dato il tenore delle domande e la numerosità delle domande che mi avete mandato sia via Messenger sia sotto la storia che vi ho messo oggi pomeriggio e direttamente appunto sotto i post. Invito ora il mio ospite, il dottor Shanti Coro, vediamo se mi riesce. E da loro quindi insomma adesso è giorno, è ancora giorno, mentre noi appunto ci godiamo la serata. La storia di Shanti è senz'altro molto, eccolo qui, Shanti, ci sei? Aspetta che devo girare la telecamera, credo. Ok. Ciao Shanti, benvenuto. Ciao, buonasera, grazie. Grazie Shanti di essere venuto, io così do di nuovo il benvenuto a tutti i miei followers e mi fa piacere di potervi presentare il dottor Shanti Coro. Io ho pensato, Shanti, ho semplicemente introdotto l'argomento che andremo a trattare questa sera e non ho voluto presentarti, ho detto che tu stai in Florida e c'è un po' di invidia, esatto. Dove esattamente in Florida, Shanti? Allora, vivo a Naples, che è una città ovviamente fondata da italiani, sulla costa verso il Messico, quindi ci sono il mare caraibico, 300 e oltre giorni di sole l'anno, considerata la città con il miglior stile di vita negli Stati Uniti, considerata la miglior città dove vivere negli Stati Uniti, una città ricca. Un italiano tanti anni fa venne qui, diciamo, gli ricordava il Napoli, in qualche modo, non so come, però ricordava Napoli, e allora l'ha ribattezzata Naples. E infatti se si va nella quinta strada sono tutti i ristoranti italiani, non c'è modo di trovare un ristorante che non sia italiano, ed è pieno di italoamericani, John Rossi, John Pecotelli, tutti questi. Magnifico. Ascoltami, ma quanto dista da Miami? Due ore. Vicino a Miami, sì. Vicino a San Petersburg, dove c'è il museo, uno dei più grandi musei al mondo di Dalì. Siamo 2 ore da Tampa, dall'Università di Tampa, con un'università importante, 3 ore da Orlando, quindi anche posizionata anche bene. Magnifico, Naples. Quindi, insomma, se dovessimo pensare, potrebbe essere di andare da Enrico in Costa Rica o a venire a Naples, giusto? Dove vivo io è più bello. Costa di più. Magnifico. Allora, io non ho voluto raccontare la tua storia, Shanti, perché ho pensato che fosse più interessante e più bello se la raccontassi tu ai miei followers così fargli capire come sei arrivato, a dove sei arrivato, che cosa fai, di che cosa ti occupi. Ho pensato che fosse più bello e più appropriato che lo facessi tu. Ok, va bene, sì. Cercherò di raccontarla brevemente. Se volete sentire la mia intera storia, che ho raccontata su YouTube, dura oltre un quarto d'ora il video, potete farlo. Comunque, brevemente, sono sempre stata una persona che si è interessata di attività fisica, di nutrizione. Ho letto il mio primo libro di nutrizione che avevo 7 anni, erano oltre 600 pagine. Mentre gli altri bambini leggevano le favole, io leggevo libri di nutrizione di 600 pagine. Quindi ho sempre avuto interesse per questo mondo. E infatti poi dopo le superiori ho cominciato a lavorare con atleti professionisti, atleti olimpici, ho lavorato con molti atleti d'élite. La mia formazione è come un bachelor in nutrizione dietetica,
un master in scienza dell'esercizio e nutrizione sportiva e sto prendendo un secondo master in microbiologia adesso, in questo momento. È un'università che non è tra l'altro per niente facile. E questa è un pochino la mia formazione. Cosa succede? Durante gli anni, a un certo punto, mi ammalo di morbo di Crohn, mi viene fatta la diagnosi. Nonostante io fossi una persona che andava a dormire presto, mangiava, perlomeno pensavo di mangiare bene, faceva attività fisica, ero in grande forma fisica allora, pesavo quasi 80 kg e avevo 3, 4, 5% di grasso, quindi insomma ero piuttosto in forma. Però, ciononostante, mi viene diagnosticato il morbo di Crohn. All'inizio non era particolarmente severo, allora nessuno sapeva niente. Neanche le persone, quando dicevo morbo di Crohn, tutti mi chiedevano: ma che cos'è? Ovviamente mi propongono gli antinfiammatori, gli steroidi, tutto quello che viene proposto chi ha il morbo di Crohn. Chiedo: ma cosa devo fare a parte prendere le medicine? C'è una soluzione? Non, no, prendi le medicine, mangia quello che vuoi, vivi come vuoi, basta che prendi le medicine. Penso che oggi sia la stessa cosa. Non si è cambiato tanto, se non che ci sono medicine più forti. A quel punto inizio a cambiare alimentazione da solo, non c'era niente allora, comincio a fare delle prove per conto mio e comincio a stare meglio. E poi entro in quella che si chiama, diciamo, remissione. Quindi all'inizio il Crohn non era molto forte. Poi cosa succede? Mi capisco quanto è importante l'alimentazione, allora dico, ok, adesso voglio studiare nutrizione. Allora in Italia il biologo nutrizionista non esisteva neppure. Esisteva il dietologo, che era un medico che poi si specializzava in qualche modo e faceva diete per perdere peso sostanzialmente. Allora comincio a guardare e voglio vedere quali sono le università un pochino più avanzate. Allora trovo l'America e vengo a studiare in America a Miami inizialmente. Solo che avevo 33 anni, ero giovane, ero single, era Miami, una città molto divertente, comincio a uscire un pochino troppo e a frequentare un pochino troppe ragazze e comincio un pochino a uscire da quello che era il mio stile di vita e allora lì comincio a malarmi in modo severo. E nel momento più basso arrivo a pesare 38 kg, arrivo a fare anche 50 scariche al giorno con sangue. E da lì comincia la mia odissea. Poi nel 2004 leggo il libro della dottoressa Campbell, inizio la dieta, ma inizio a fare anche tante altre cose. Faccio 2 anni di psicoterapia, faccio chiropratica, comincio, non so perché, ma stare all'aperto mi faceva sentire bene, quindi comincio a stare all'aperto, cambio completamente tutte le mie amicizie da 24 ore e quindi diciamo cambio completamente la mia vita. In tanti tanti aspetti, nel giro di poi tre altri 3 anni, 2 o 3 anni, non è che entro in remissione, non c'era più segno di Crohn nel mio intestino. Vado dal gastroenterologo, mi fa l'esame 2 volte e non mi chiede niente, dice: ma non è possibile, qua non c'è segno di Crohn, non hai Crohn. Io dico: ok. E da lì inizia un pochino la mia carriera, cambia direzione. Nello stesso momento ho un'offerta da un grosso camp di sport da combattimento, mi offrono, stiamo parlando di 17 anni fa, 100.000 dollari all'anno. Ho un'offerta da allora il numero 5 al mondo nel mondo del tennis professionistico e un'offerta invece da un medico con la veduta molto ampia e accetto di lavorare con questo medico e lì inizia poi la mia carriera è da oltre 20 anni mi occupo di condizioni croniche, di malattie autoimmuni, problemi digestivi e tante, tante altre cose. E quello che ho imparato poi negli anni lo insegno ai miei pazienti. Certo.
Certo, bravissimo, vedi. Sono contenta che tu abbia condiviso questa tua storia, perché tu hai ragione, purtroppo forse molte persone si sentono rispondere da noi medici che per le più svariate patologie, anche dermatologiche, non solamente gastroenterologiche, no? Ma anche psichiatriche, che no, l'alimentazione o lo stile di vita non c'entrano, quando ormai sappiamo perfettamente quanto sia importante il nostro approccio alimentare, ma anche di stile di vita, anche per la salute dei nostri mitocondri. Magnifico. Allora, io, se tu sei d'accordo, procederei con le domande che io ho cercato un momentino di strutturare e di così raggruppare, perché molte erano simili, no? Allora, come si fa a capire che abbiamo un aumento della permeabilità intestinale? Allora, dunque, esistono dei test, ciononostante non sembrano essere particolarmente accurati. Si parla spesso di zonulina, molte persone non lo sanno, negli studi scientifici non viene mai usata la zonulina, nonostante venga nominata la zonulina. Però diciamo un pochino questo, basta essere in sovrappeso, sostanzialmente. Il sovrappeso è di per sé uno stato infiammatorio e tutti gli stati infiammatori portano alla permeabilità intestinale. Qualunque stato di cattiva salute ha come componente la permeabilità intestinale, tutta. Quindi qualunque cosa abbiamo, allergia, problemi alla pelle, malattie autoimmuni, problemi digestivi, stanchezza cronica, nominate qualunque cosa, è sempre coinvolta la permeabilità intestinale. Però, ripeto, basta essere in sovrappeso. Questa è una cosa che le persone considerano, cercano di mangiare in un certo modo, poi magari Certo. sono in sovrappeso. O magari anche i falsi magri, ovvero in America vengono chiamati skinny fat, magri con pochi muscoli ma con tutto il grasso nella zona addominale. È uno stato infiammatorio, essendo uno stato infiammatorio porta a permeabilità. Lo stress cronico uguale, quindi è un pochino il modo in cui viviamo. Se in un certo modo l'intestino è permeabile, se in un altro modo non lo sarà. Allora, io darei come risposta, aggiungerei a quello che hai detto tu, che la diagnosi è sicuramente una diagnosi clinica, no? Avete sentito dei tamponi, Osservazionale. no? Che si associano a un'aumentata permeabilità intestinale, e questo mi dà la possibilità di introdurre la domanda seguente. Ci chiedono cosa ne pensiamo dei test del microbioma intestinale, che io dico sempre che servono molto a chi li vende. Sì, allora, il microbiota è un ecosistema dinamico. Cosa vuol Esatto. dire? Che non è statico, non è sempre uguale. Pensate che cambia ogni secondo, dipendendo quello che facciamo e quello che mangiamo, non solo quello che mangiamo. Quindi quando mangiamo del cibo ci accorgiamo che magari non ci fa bene, ma se andiamo, magari alterando il microbiota, ma anche se andiamo a dormire tardi, dormiamo poco o stiamo poco all'aperto, stiamo danneggiando il microbiota, ma non ce ne stiamo accorgendo. Quindi ci sono tanti stimoli che danno poi forma al microbiota, non ce n'è uno. E quindi fare questa analisi poi a oggi, anche guardando questa analisi, quando vedete i livelli come dovrebbero essere, ma guardate che non è vero, non lo sappiamo mica come dovrebbero essere i microbi, a che livello, quanto di uno, quanto dell'altro, non sappiamo neanche quale sia il microbiota ideale, non, cioè, nessuno lo sa. Per cui non possiamo neanche dire mangio questo, mangio quell'altro e quindi il microbiota cambia come voglio io. Non è possibile, è un ecosistema che risponde a tanti stimoli di stile di vita e di cibo. Santi, io ritengo che i test del microbiota intestinale hanno, diciamo così, aperto la strada alla prescrizione di pro e prebiotici in maniera indiscriminata e inutile, perché io vedo spesso, e questo mi dispiace sempre nei pazienti, che anziché rimuovere la causa cercano l'integratore che fa, cioè alla stessa stregua del farmaco, no? Cioè non cambia Sì, niente. uguale, identico.
Esatto, no? Cioè, e questo è un peccato. Quando mi vengono anche infatti con i test del microbioma intestinale oppure i test delle intolleranze, io dico no, grazie, non voglio vederli, mi dispiace che hanno speso 300, 400, 500 euro in test, perché non ci dicono Allora, nulla. secondo me bisogna essere pratici. Cosa ci faccio con queste cose in mano? Mi dicono cosa devo mangiare? No, non c'è, non esiste. Mi dicono come devo vivere? No, cosa mi servono? A niente. Allora, c'è chi ha chiesto cos'è il morbo di Crohn. Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria intestinale, una delle due insieme alla colite ulcerosa sono sicuramente le due più gravi malattie infiammatorie intestinali. Voi avete sentito, aveva raggiunto 38 kg, Shanti quando stava bene era 80 con 5% di massa grassa, quindi era molto in forma e aveva decine di scariche diarroiche e emorragiche al giorno, cioè con il morbo di Crohn possono arrivare a farti emicolectomie o colectomie parziali o anche, insomma, nei casi più gravi, totali, no? Correggimi se sbaglio, Shanti, no? Ecco, quindi dopo arriveremo perché hanno chiesto cosa mangi, però noi andiamo avanti. Allora, se noi parliamo di leaky gut, parliamo quindi di permeabilità aumentata, ma se invece parliamo di SIBO, come la vogliamo, la possiamo così descrivere o definire la SIBO invece? Ok, la possiamo definire come una conseguenza della disbiosi intestinale. Sostanzialmente, cosa succede? Noi abbiamo dei microbi che vivono nel colon, sì, quando sentite parlare di microbiota, la maggior parte è colon. Quando mangiamo cibi, quelli di origine vegetale principalmente, quando il cibo arriva nel colon, i batteri se ne nutrono e producono tutta una serie di gas, alcuni li conosciamo, altri non li conosciamo. Nell'intestino tenue, in realtà, non sappiamo assolutamente nulla, poco e niente. Quindi cosa succede? Cosa supponiamo che succeda? Che il pH del colon, che dovrebbe essere in un certo modo, comincia a diventare simile a quello dell'intestino tenue. Quindi i microbi che normalmente producono gas, come è normale che sia nel colon, cominciano a migrare e colonizzare l'intestino tenue. Quindi quando mangiamo abbiamo questa doppia fermentazione nel colon normale e nell'intestino tenue anomala. Questa è la SIBO. Poi perché il pH cambia? Torniamo sempre allo stesso discorso dello stile di vita e dell'alimentazione. Quindi la soluzione è quella, non è prendere il Normix, non è prendere l'antimicrobico, non è probiotico e non è neanche la dieta eliminazione, perché togliere i cibi non risolve i problemi, attenua i sintomi. Allora, c'è stata una domanda abbastanza frequente su se le fibre siano necessarie per un adeguato transito intestinale. Dipende, ovvero dipende dall'intestino. Innanzitutto sappiate che abbiamo ben poche ricerche sugli esseri umani e microbiota e alimentazione. L'Università di Stanford in California sta facendo un ottimo lavoro dal 2021 e tra l'altro è uscita una ricerca dove venivamo messi a confronto le diete su esseri umani, quindi non in laboratorio, non sui topi. Un gruppo seguiva una dieta alta in fibre, l'altro gruppo invece mangiava tanti alimenti fermentati e hanno guardato tutta una serie di marker infiammatori, autoimmuni, eccetera. Cosa è successo? Cosa hanno concluso in questa ricerca? Che la fibra negli intestini disbiotici non è favorevole, non causa nessun beneficio, anzi, mentre gli alimenti fermentati sembrano, da quello che è uscito, sembrano invece avere un effetto positivo sulla biodiversità dell'intestino, quindi probabilmente la fibra per gli intestini sani, non per gli intestini disbiotici. Allora, un'altra domanda è cosa ne pensiamo dei test genetici per impostare poi un'alimentazione? Ok, questa in America ci sono da anni. Pensate che hanno fatto anche degli studi testando questi test. Ma dai. Esistono degli Sì. C'è anche uno, anche sull'MTHFR, si chiama il Vital Study, che è durato più di un anno. E cosa hanno fatto in questo studio?
hanno guardato il test del microbiota, hanno guardato la metabolomica, tutti questi test che fanno, e hanno diviso in base ai risultati i pazienti, diviso in cinque gruppi in base ai risultati, e hanno analizzato una caterva di marker di salute. Alla fine della ricerca, nessuna differenza. Quindi, cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? A oggi non siamo al punto di dire faccio un test genetico, faccio un test e decido cosa mangiare in base a un testo. Sì, se ho la glicemia alta posso farlo, ma al di là di quei marker, diciamo, dei test che mi dicano quale sia il modo migliore per me mangiare, quale sia l'attività fisica migliore da mangiare, siamo lontani anni luce. Quindi non sono assolutamente attendibili questi A test. chi ha un problema metabolico glielo diciamo gratis come mangiare senza fare il test, giusto? Se avete un problema metabolico, sostanzialmente dovete dimagrire. Allora, vediamo un momentino. Allora, ecco, hanno chiesto in alcuni che cosa pensiamo dell'idrocolonterapia. Allora, io vi posso portare la mia esperienza. Io è una cosa che consiglio ad alcuni miei pazienti, però di nuovo è una cosa in più. Però se poi faccio quello, non faccio il resto, non mi serve a niente. Bisogna, quando va fatta, che sia fatta da un operatore che sa quello che fa. Cosa vuol dire? Se la faccio semplicemente per svuotare il tubo, tanto per intenderci, Certo. e poi si riempie il tubo, non mi serve. Sì, sto meglio al momento, però poi se non risolvo il problema, il tubo si riempie e il problema ritorna. E quindi è come prendere la medicina. Cioè, Se invece ho un operatore che mi aiuti. tanti stanno chiedendo come viene fatta l'idrocolonterapia. Sostanzialmente viene inserito un tubo per via anale, poi viene inserita dell'acqua e poi viene riassorbita. E quindi le feci vecchie vengono diciamo, tirate fuori e se ci sono tutte delle compattazioni fecali vengono poi eliminate. Però l'obiettivo di fare non è tanto questa è una cosa in più, ma di proprio di rieducare la peristalsi. Ci sono degli operatori che sono bravi, che sono in grado di farlo e può essere un aiuto, non una cura. Ecco, questo è importantissimo. Allora, qual è una domanda che mi piaceva moltissimo era questa: se abbiamo pazienti con rettocolite ulcerosa o Crohn in remissione da anni, sì, basta pensare anche a tutti i casi che posta la Sofia Clemens della chetopaleo ungherese. No? Che tu sicuramente conosci, giusto, Shanti? E Sì. È sparita Shanti, l'immagine, eh? Non so come mai. io ti vedo frizzato, ma l'importante è che ci sentiamo. Ascolta, Shanti, tu sei in remissione da quanti anni? Ma se vogliamo chiamare remissione, da Da 20 anni. 20 anni. Ecco, quindi da 20 anni in remissione, quindi abbiamo risposto e così come è in remissione Shanti con un Crohn, ci sono anche quelli con la rettocolite ulcerosa in remissione, ma ovviamente arriveremo a parlare di che cosa si mangia, arriveremo a parlare anche del protocollo GAPS di Natasha Campbell-McBride, ci arriveremo, no? Allora, consigli per depurare l'intestino, perché c'è queste, sai che c'è la mania, non so se anche da voi, di fare, questo c'è anche sul fegato, no? Di fare del detox epatico, no? Per depurare l'intestino. Ok. Cosa dici tu? Ma allora la più grande forma, la più grande sì, forma di tossicità per il fegato è l'intestino stesso. Quindi le cose non servono a niente. L'intestino è dover guarire. Che è quando l'intestino disbiotico diventa una vera e propria fabbrica di sostanze tossiche che devono passare per il fegato. Quindi quelle cose non servono a niente, a mio avviso. E trovi che ci sia una correlazione fra menopausa e disbiosi?
Beh, può essere un aggravante sicuramente, può essere un aggravante sicuramente, poi insomma la menopausa fa parte del ciclo della vita comunque. Allora, come vedi l'impiego dei probiotici? Io personalmente, allora, se guardiamo le evidenze, non abbiamo evidenza scientifica su nessun probiotico, non ce n'è. Partiamo da quello. Cioè, dobbiamo pensare che prendiamo un probiotico e supera l'acido dello stomaco, entra nell'intestino, arriva esattamente nella zona dove mi serve e comincia a colonizzarla, un pochino utopia. Qual è il discorso? Da tanti studi sembra che questi probiotici siano di passaggio, quindi che non rimangano poi nell'intestino a colonizzarlo. Io personalmente non li uso. Li uso solo quando un mio paziente è talmente disbiotico che ha reazione anche a una goccia di qualunque alimento fermentato. Allora, in quel caso posso usare i probiotici quali? Cerco di usare quelli con più ceppi possibili. A volte uno ha benefici con uno, non ce li ha con gli altri, a volte con altri, non con altri ancora. Come faccio a saperlo? Non lo puoi sapere da tentativi, sostanzialmente. Però il 99% dei miei pazienti non li usano. E l'impiego di prebiotici? Tanto meno, no. Assolutamente no. Negli intestini disbiotici, no. Allora. Cioè, se sono disbiotico e mangio tanta fibra, quindi cos'è la lunedì? Prebiotici sono fibre, non mi fanno mica bene. Ascoltami, tu hai detto che stai preparando un master in micoterapia, giusto? Microbiologia. A microbiologia, avevo capito micoterapia. No, Perché no, no, microbiologia. era una domanda molto, molto carina questa, che io non sono esperta di micoterapia e mi piace sempre fare le dirette con la Stefania Cazzabillan, che lei ha una grande esperienza, perché una domanda molto bella è che cosa ne pensiamo dei funghi Hericium e Cordyceps per la risoluzione di colon irritabile e reflusso. Perché io per le soluzioni Allora, io di integratori praticamente non ne uso. Quasi niente. E tutto il lavoro che faccio con i miei pazienti sull'alimentazione e sullo stile di vita. Integratori ne uso davvero pochi, anche perché se devo prendere una cosa per stare meglio, quando non la prendo più, non sto, torno come prima, non mi serve a niente. esattamente. Come prendere la medicina è la stessa cosa, per questo non ne uso tanti. Dove è necessario qualcosa uso, ma molto poco. I diverticoli possono essere anche causa di disbiosi? Sì, certo, è l'intestino che è infiammato. Immaginate i diverticoli come se io mi sfrego la mano, sì? E continuo a sfregare la mano, a sfregare, a sfregare, a sfregare, poi mi si forma il callo. Questo per farvi capire cosa sono i diverticoli. Quindi un intestino infiammato cronicamente non c'è bisogno che sia infiammato a livello tipo il Crohn o la reticolite, ma può essere anche un'infiammazione Certo. di basso grado, ma costante negli anni. Queste cose non è che vengono 5 minuti o in qualche mese, sono il risultato di anni Anni. di alimentazione e stile di vita non adeguato. Infatti, rispondo subito a una domanda. Abbiamo già risposto, ma così fissiamo bene il concetto. E allora, che esami bisogna, io spero che l'abbia fatto prima che l'abbiamo detto, che esami bisogna fare per capire cosa è meglio mangiare? Non dovete fare esami per capire che cosa mangiare, perché gli esami che vi vendono, che vi fanno e ve li fanno pagare suon di quattrini, centinaia di euro, per capire cosa mangiare, servono a chi li vende, ma sicuramente non a voi, d'accordo? Ecco, questo è importante, mi piace, insomma, ribadire. Dirlo. Allora, una domanda altra ricorrente è stato che accorgimento prendere o si può prendere quando si fa un ciclo di antibiotici? Nessuno. Accusi il colpo e vai avanti. C'è qualche ricerca che dice
dice che certi probiotici possono essere benefici, ma in realtà quello che penso io si accusa il colpo, si va avanti. Questa è la mia opinione. Allora, c'è una domanda alla quale che non c'entra con la nostra diciamo, diretta di questa sera, però ritengo che sia così la risposta carina. Io le consiglio di andare su una animal based, cioè togliere cereali, latticini e soprattutto ridurre all'osso tutti i cibi vegetali. Lei vedrà che avrà un drastico miglioramento dell'lipedema e su questo ci sono studi e ci sono bellissime dirette che se volete vi posso poi postare volentieri l'indirizzo. Ci sei ancora, Shanti? Sì, non so cosa sta succedendo, onestamente. Ti Eccolo sei qui. girata qua? Benissimo. Allora, ti chiedono se cosa ne pensi della terapia Gerson. Io non so cosa sia, quindi se La tu terapia sei. Gerson è una terapia che viene utilizzata nelle persone con il cancro. E non mi occupo di oncologia, quindi non sono la persona più indicata a cui fare questa domanda. Però so che ci sono tante persone che hanno dei benefici da questo tipo di terapia, per i casi oncologici, ovviamente. Ok, chiaro. Ci sono molte pazienti che usano da anni i lassativi perché non hanno nulla che le possa aiutare, nella loro stipsi. Sì, anche quello è un problema di disbiosi. Cosa succede? Ci sono dei microbi che producono certi gas e ci sono certi gas che paralizzano la peristalsi, quindi la normale contrazione dell'intestino. Ci sono diversi fattori che contribuiscono a questo, la sedentarietà, quindi non fare attività fisica, quando ci muoviamo, quando facciamo attività fisica, quando usiamo i muscoli dell'addome, quando facciamo pesi o quello che facciamo. Stiamo stimolando la peristalsi. Tra l'altro, sappiamo che le persone che sono in forma fisica e che fanno attività fisica hanno un microbiota più biodiverso. Ho scritto ben quattro articoli su questo tema e non si risolvono i problemi nell'intestino, nel microbiota autoimmuni solo con le diete. Se le diete da sole fossero la soluzione per tutti i problemi di salute, tutte le persone che seguono una dieta sarebbero un'eccellente salute, ma non lo è, e lo vedo dalle persone che vengono da me, tutti che seguono una dieta, qualunque essa sia, e poi vado a vedere lo stile di vita, è tremendo. A dormire tardi, non faccio attività fisica, dormo male, sono in sovrappeso, sono sottopeso, sono stressata, eccetera, eccetera, eccetera. Capite bene che in quell'ambiente la dieta vi fa poco e niente. Infatti, in merito a questo, mi permetto, Shanti, di dirvi che è appena uscito il libro Ah, sì. il suo libro, Sani e Salute per Sempre, dove sono contenuti molti dei concetti che andiamo a toccare questa sera. Lo trovate in Amazon, no? Basta che voi clicchiate su Shanti Coro e questo è, insomma, secondo me, una lettura che vi consiglio. Io ho avuto, siccome è appena uscito, proprio fresco fresco, giusto, è ancora croccante dal forno. Io aspetto che, ho letto un estratto, che arrivi in Kindle, no? Per leggerlo. Quindi ti faccio i complimenti, Shanti, anche per l'uscita di questo libro. Allora, c'era una. Ecco, che cosa ne pensi delle insufflazioni di ozono? Allora, queste sono tutte cose aggiuntive. La base deve essere sempre lo stile di vita, e per stile di vita non intendiamo solo attività fisica e andare a dormire presto. C'è anche l'esposizione al sole, c'è il vostro stato emotivo, il luogo dove vivete fa parte del vostro stile di vita. Se vivete alle Cinque Terre o a Milano non è la stessa cosa. Avete dei ritmi di vita, un ambiente ben diverso. Il lavoro che fate fa parte del vostro stile di vita. Se io Certo. faccio un lavoro che non mi piace, che detesto, mi corrodo 40 ore a settimana,
non è che il vostro intestino è il intestino più felice della Terra. Per cui ci sono tante componenti che compongono lo stile di vita e l'alimentazione. Io, il libro che ho scritto, che ho appena menzionato, sono praticamente parlo di alimentazione, non c'è una piccolissima parte, tutto il resto parlo di stile di vita e sono 350 pagine. A volte sento le persone che mi dicono sto meglio per i cambiamenti che ho fatto nella mia vita piuttosto che per la dieta, quando in realtà invece sono entrambe le cose, ovviamente. Certamente. Allora, beh, vedo che molte delle domande adesso le abbiamo risposte per quanto riguarda i probiotici, meglio noti anche come fermenti lattici. Abbiamo dato delle risposte, quindi io passerei a parlare che tipo di dieta consigli tu in una disbiosi intestinale? O aumentate, insomma, Allora, permeabilità. quando una persona sta bene di salute, ma non solo a livello digestivo, proprio sta bene di salute, e quindi è un microbiota in salute, può seguire un pochino la dieta che preferisce. Quando una persona comincia ad avere dei problemi di salute, allora è un altro pianeta, un'altra musica, siamo su un altro livello. Mangiare bene non è più sufficiente, sì, perché poi cosa voglio dire mangiare bene? Ne possiamo parlare, però a quel punto mangiare bene dovevi farlo prima di peggiorare il tuo stato di salute. Una volta che il tuo stato di salute è peggiorato, allora la musica cambia. Cosa devo mangiare? Beh, allora, innanzitutto, se io mi limito a togliere degli alimenti dalla mia dieta e ho dei benefici, se quella è l'unica cosa che faccio, sto solo gestendo i sintomi. Il problema non è il cibo di per sé, il problema è il mio intestino quando entra in contatto con il cibo. Quindi togliere il cibo non è che magicamente risolve i miei problemi intestinali. Cioè, non è di per sé la fibra il problema. Il problema è il mio intestino che non riesce a gestirla come deve. Quindi, benché eliminare certi alimenti possa essere necessario, poi la cosa importante è che quello che mangio contenga degli alimenti che vada a rinforzare le pareti dell'intestino e porti biodiversità al microbiota, nel contesto di uno stile di vita di un certo tipo, perché altrimenti, di nuovo, non serve a niente. Quindi quando il mio intestino guarisce piano piano, devo essere in grado di esporlo un pochino a qualunque alimento. Se non sono in grado di esporre il mio intestino, vuol dire che il mio intestino non sta guarendo. Cioè, Ma se io scelgo di mangiare in un certo modo, deve essere una scelta, non perché sono obbligato. no, sicuramente, però, se c'è uno stile alimentare inadeguato che va ad esacerbare o molto probabilmente a causare anche un'aumentata permeabilità intestinale, togliendo quel cibo, sicuramente il paziente ne trarrà beneficio. Certo, perché non c'è più contatto con l'intestino, ma la domanda da farsi è perché sto male quando mangio il cibo A, B e C. Poi, se io mangio male e vivo uno stile di vita pessimo, allora è un altro discorso. Però la domanda alla quale noi dobbiamo dare una risposta adesso ai followers è se io ho un'aumentata, allora diciamo così, che cosa mangi tu o cosa hai mangiato tu? Allora, innanzitutto di GAPS ce ne sono diverse versioni. Quella che ho fatto io allora era una GAPS tipo, senza alimenti vegetali per circa 8 mesi. Quindi per 8 mesi cosa ho mangiato? Brodo, non brodo di ossa, brodo di carne con un altro tipo di brodo. Sono arrivato a consumarne anche 6 litri al giorno, anche, sai, anche di più. E mangiavo pelle, mangiavo carne muscolare, mangiavo interiora, non mangiavo altro. E
perché qualunque cosa che mangiassi al di fuori di questo mi faccia stare male. Eri una Dopo 8-9 mesi, dimmi. carnivore, più o meno. Simile, è una versione GAPS carnivore. Ecco, perché io infatti, Shanti, per questo che era importante dare questa risposta qui, no? Perché se no diciamo che siamo d'accordo che il problema è l'intestino, ma noi dobbiamo ripristinarlo e quindi io infatti ti dico qual è il mio approccio a questi pazienti qui. Io li metto in carnivore perché la dieta di eliminazione per eccellenza, che è più o meno quella che hai fatto tu, aggiungendo magari anche dei brodi però di carne, non di ossa perché sono troppo grassi, quindi non ce la fanno, magari di gallina, no? Addirittura, che hanno un effetto proprio protettivo a livello dell'intestino e piano 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 poi si può pensare nel tempo a una reintroduzione degli altri alimenti molto molto lenta e molto cauta. Adesso questo è quello che consiglio io ai miei pazienti, in quanto tu hai detto ho fatto 6-8 mesi senza vegetali perché il gonfiore intestinale che molti ci hanno riferito e ci stanno magari anche molti facendo i commenti sotto, io dico spesso, ma provi a togliere i vegetali e vediamo che cosa succede, no? Cereali, vegetali, latticini. E poi vedi, facendo delle specie di fasi di privazione di quell'alimento, poi provi a introdurlo, poi vedi, non mi dà fastidio, magnifico, no? Ecco, io ho questo approccio abbastanza pragmatico, che però è quello che hai fatto tu. Sì, ho diciamo, i miei casi più gravi di retocolite, di Crohn, di artrite reumatoide, di malattie autoimmuni, iniziano spesso in quel modo. E poi nel tempo, piano piano, sì, io personalmente dopo 8 mesi poi ho cominciato a introdurre lo yogurt fermentato 24 ore, il kefir, spanaci, Certo. e poi sono passato ai vegetali cotti e frullati. Insomma, ci vuole del tempo. Tu hai fatto, scusami Santi, hai fatto il corso con la Natasha, no? Io l'ho fatto a Londra nel 2014 È stato molto bello perché Natasha Campbell-McBride è un medico russo che però vive in Inghilterra e ha creato questo approccio in quanto quando le hanno detto che il suo secondo genico era affetto da autismo e allora lei ha detto cosa posso fare? E lei penso fosse addirittura neurochirurga in Russia, no? E le hanno detto, ah, non si può fare niente. E lei ha detto, come non si può fare niente, no? E lei ha detto, cioè, io non è possibile, non si è data per vinta, fino a stabilire, insomma, che c'è un notevole nesso fra quello che è il nostro microbioma intestinale e anche che le nostre funzioni cerebrali, giusto, Shanti? Sì, assolutamente. E poi tra l'altro il figlio di Natasha non era autismo, era autismo grave, oggi non è più autistico, 30 anni circa. E Quindi insomma, io ho iniziato il primo approccio con la GAPS, l'ho avuto nel 2004, su di me sono stato il mio primo paziente. Prima andavo un pochino a casaccio e poi da lì ho iniziato un pochino poi. Il mio corso con la GAPS che uso da ormai 20 anni, con tutti. Qualcuno viene da me, deve passare per la GAPS. E quanto bisogna rimanere in GAPS? Almeno 2 anni, minimo. Poi, se uno è più grave, possono essere 3, 4, 5, 6. La persona che ho tenuto più lungo in GAPS è stata per 8 anni, che era un caso di artrite reumatoide e lupus insieme. vuoi spiegare ai nostri followers, Shanti, che cos'è la dieta GAPS? Allora, spiego i concetti perché poi per metterla in pratica è un pochino suggestivo. Però concettualmente la GAPS cosa fa? Allora, si pensa che i carboidrati hanno diverse catene più o meno complesse. Cosa vuol dire? Ci sono dei carboidrati che sono molto complessi, altri sono in forma più semplice, poi c'è la forma in assoluto più semplice, che è quella assorbibile
sono i monosaccaridi. E si pensa che i carboidrati complessi negli intestini disbiotici siano difficili da scomporre e quindi vengono mal digeriti, vanno ad alimentare una flora batterica patogena e infiammano l'intestino. E quindi tutti i carboidrati complessi vengono tolti. Cos'è concettualmente la GAPS? Si parte dagli alimenti più gentili sull'intestino, quindi più facili da digerire e che creino meno problemi nell'intestino, e allo stesso tempo si introducono tutta una serie di alimenti che favoriscono il ripristino dell'integrità dell'intestino, che sono il brodo, i vidolli, tutti i cibi ricchi di collagene, di glicina e di altri aminoacidi importanti, e allo stesso tempo poi gradualmente si introducono gli alimenti fermentati. Queste due cose sono chiave. Mano a mano che la persona sta meglio, allora gradualmente si procede attraverso la dieta GAPS. Ci sono diverse fasi, ci sono diversi tipi di dieta GAPS, c'è anche una forma carnivora a fasi, c'è una forma non carnivora e ci sono tante forme perché non ce n'è una sola alla fine. E è strutturata per fasi, partendo dal cibo più meno complesso al cibo gradualmente più complesso. L'obiettivo della dieta GAPS è il risanamento delle pareti dell'intestino e il ripristino della flora batterica e la sua biodiversità. È una dieta, se possiamo definire, cucina tradizionale, dove si cucina, non si fa, si mette una cosa lì e si in 2 secondi. Bisogna cucinare, tante cose vanno preparate in casa. E l'obiettivo appunto è il risanamento dell'intestino, del microbiota, a quel punto poi la persona è pronta a uscirne. Chi ci riesce? Ci riescono tutti? No, ma la maggior parte devo dire di sì, ma chi è malato da tanti anni purtroppo poi deve rimanere in GAPS tutta la vita. Non ce n'è, se non occasionalmente. Allora, la dottoressa Campbell McBride, la Natasha, ha scritto un bellissimo libro sulla GAPS che è stato tradotto in italiano e pubblicato dalla casa editrice di Angelo Rossiello. Quindi io penso che si chiami La dieta GAPS, vero Shanti? Esattamente. Adesso poi deve uscire anche il libro blu, che è stato pubblicato dopo quello giallo, che è il primo, quello che trovate, e dove è un complemento, si complementa al primo libro. Il primo libro, quello giallo, si occupava dell'asse intestino-cervello, quindi più, mentre invece l'asse più partendo intestino, cervello-intestino, l'altro invece si occupa più del corpo. Quindi nel primo caso problemi di concentrazione, problemi di attenzione, depressione, eccetera. Nel libro blu si parla più di malattie autoimmuni e problemi. Io questo qui ce l'ho ancora dal corso del 2014, no? Quindi GAPS, che sarebbe Gutted Psychology Syndrome, e quindi è veramente bello perché è un trattamento naturale per autismo, dispraxia, dislessia, anche ADHD, depressione. Comunque ve lo consiglio, lo trovate in italiano, e sicuramente una lettura vicino al libro di Shantikoro, sicuramente illuminante. Ascolta, Shanti, chiedono molti anche se, come vedi l'integrazione di glutammina e collagene. È necessaria in quanto è contenuta in grandi quantità nei brodi, eccetera. Quindi tra l'altro non sappiamo come siano fatti questi integratori di collagene, perché poi i benefici che ci sono in queste sostanze che troviamo nella dieta GAPS non è solo il collagene, ci sono tante sostanze, c'è la glutammina, c'è il condroitrione, ci sono tutta una serie di. Adesso non le sto a nominare perché non sapete cosa sono, ma ci sono tutta una serie di sostanze che portano benefici all'intestino. È un pochino come dire, posso nutrirmi di aminoacidi? No, non puoi nutrirti di aminoacidi. È un'integrazione
integratore, quindi eventualmente può essere una cosa in più. Allora, quindi se c'è chi evidentemente non ha capito, tipo questa amor mio tu, dice che stiamo parlando fra di noi, che sta capendo poco, diteci cosa bisogna mangiare, ma penso che lo abbia detto chiaramente il dottor Shanti. Vi ha anche detto che lui per 8 mesi, all'inizio dell'approccio della sua GAPS, ha mangiato una dieta, ha seguito una dieta prevalentemente, anzi un corno No, esclusivamente di origine esclusivamente. animale. No? E io vi ho anche detto cosa faccio io nei miei pazienti che hanno questi grossi problemi. No? Quindi è una carnivore. Nella carnivore, per chi non lo sapesse, mangi, dipende quali tipi di carnivore. Se tu hai un animal based, dove io ad esempio seguo una dieta animal based che è 80% cibi animali, poi io mi mangio anche la mia frutta, la mia verdura, ma l'80% è sicuramente di cibi animali. Poi io posso avere una esclusiva carnivore, solo carne, pesce e uova o solo carne. Io adesso non so se Shanti tu mangiavi anche pesce, magari filetti, no, solo carne Ho quindi, e brodo, no? già iniziato a stare male il pesce. Allora. Sì, allora, non è che posso dirvi cosa mangiare, perché ognuno ha il suo cammino alimentare, non è che avete tutto, non posso dirvi, non siamo robot, non è che c'è il Crohn e si mangia questo, l'ipotiroidismo si mangia quell'altro, è una strada personale. Insomma, quando prima ho parlato vi ho descritto a grandi linee in cosa consiste la GAPS, e questo è quello che posso fare, ma non posso dire cosa mangiare è possibile. Certo, assolutamente. No, questo è importante, no? Cioè non è che vi potete fare una GAPS da soli. Allora, fare. Ci sono quelli che sono intolleranti, sono intolleranti ai salicilati, quelli che non lo sono quelli che tollerano certe cose e non tollerano altre. Quindi poi diciamo, i concetti sono gli stessi, poi l'implementazione diventa soggettiva. Assolutamente, no? Allora, io ho followers che sono entrati in carnivore, hanno risolto molti dei loro problemi, poi la fase di reintroduzione, cioè poi chi rimane in carnivore, io ho pazienti che erano vegani e che adesso sono carnivore, per loro scelta, che hanno fatto la strada da macrobiotica a veganismo e dopo sono arrivati alla carnivore per risolvere dei problemi di salute. Qual è il tuo approccio, Shanti, per una grave disbiosi intestinale in un paziente vegano? Non ne prendo pazienti vegani, non lo posso aiutare una persona del genere, non è possibile. Cioè, una persona che viene da me con una forte disbiosi vegana, io non la posso aiutare mica. Anche se una persona viene da me vegana, io non la posso prendere, perché non la posso aiutare. No, chiarissimo. Mi fa piacere che siamo della stessa idea perché praticamente non è possibile. C'era anche, ecco, ad esempio, chiedono se gli occhiali con le lenti arancioni sono consigliabili. Certo, perché fa parte dell'approccio di stile di vita. Noi abbiamo adesso, ad esempio, Shanti, da loro è giorno, ma qui da noi è. E quindi io voglio difendermi da quella che è la luce blu che viene emessa dal cellulare e che viene emessa anche da tutte le luci LED che ormai ognuno di noi ha in casa propria, perché la luce blu adesso dà l'informazione al cervello che sono le 11 di mattina, d'accordo? Cioè che giorno, che è pieno giorno. E quindi io ho un blocco della sintesi di melatonina che voi sapete viene sintetizzata in maniera pulsatile, in particolare di notte, e vi ricordo che la melatonina, che la maggior parte forse delle persone vede come l'ormone per dormire, è il più grosso e potente antiossidante che noi abbiamo. Pensate che i mitocondri la producono, la melatonina, no? E quindi quanto è importante.
E io ho la fregatura anche che io sono esposta, ovvio, alla luce blu, ma anche le mie cellule della cute vedono la luce blu, d'accordo? Quindi la cosa migliore è cercare anche in casa propria di mettere delle luci, cioè i top sarebbero quelle, ricordate quelle che avevamo una volta, le lampadine di una volta, perché emettevano una luce rossa, simile a quella del fuoco, no? E sarebbe meglio, mi rendo conto che è improponibile, avere le luci delle candele. La sera, cioè mi rendo, tra poco ci andremo lì perché se aumentano ancora i prezzi, penso che non siamo molto lontani. Io ho la fortuna, vabbè adesso perché faccio la diretta, io normalmente lavoro sul terrazzo, quindi sono Ah, tutto il dai. giorno all'aperto. Che bello, vedi, vedi, bellissimo, bellissimo. Bello, qualità di vita. Questo dobbiamo cercare di farlo, non è facile, però la mattina quando vi svegliate adesso alle 6 e giorno, guardate il cielo, 5, magari vi bevete il caffè sul balcone, no? Se ce l'avete o aprite la finestra, perché questo vi fa praticamente un reset circadiano, dando lo stimolo al vostro corpo di produrre cortisolo, quello della giornata. D'accordo? Potete cominciare così, è quello che diceva Shanti prima, occhiali blue blockers la sera per guardare televisione, computer, tablet e così, insomma, cerchiamo di proteggerci sempre di più. Queste sono le cose, oltre ovviamente al tipo di dieta che andiamo a seguire. Ok, i commenti sulla carne che è cancerogena non vogliamo neanche prenderli in Ma se vuoi considerazione. rispondo, No, non ma a è un me problema. viene prurito, cioè qua. Rispondere, non è un problema. Se volete rispondere. Rispondi, rispondi. Ok, allora, dunque, su cosa sono basati gli studi che la carne è cancerogena? Su studi osservazionali, cosa vuol dire? Guardano statisticamente le persone che hanno avuto cancro se mangiavano carne rossa, e quindi c'è un'associazione statistica, si dice. Però ci dobbiamo fare un pochino di domande. Chi è che generalmente mangia carne rossa e chi generalmente non mangia carne rossa? Ci dobbiamo fare queste domande perché non è uno studio, un'associazione statistica, non dimostra mai niente. Generalmente le persone che mangiano carne rossa perché vi hanno inculcato nella testa che la carne rossa fa male, quindi chi si interessa di salute generalmente non la mangia. Quindi generalmente le persone che mangiano carne rossa hanno una pessima alimentazione nel complesso. Non si allenano, sono in sovrappeso e hanno un pessimo stile di vita, mentre invece le persone che non mangiano carne rossa generalmente sono persone che si interessano dell'alimentazione, quindi hanno un eccellente stile di vita e quindi hanno meno incidenza di cancro. Ma il problema è la carne o tutto quello che la gente mangia oltre la carne e come vive? Questa risposta non ve la dà perché non ci sono, perché non sono studi. Però abbiamo degli studi randomizzati, controllati, cosa vuol dire fatti su esseri umani, non vere associazioni statistiche, non c'è nessuna dimostrazione scientifica che dica che la carne rossa fa venire il cancro, non c'è, non esiste. Oltretutto, se ci dovessero essere un'associazione statistica, è stato dimostrato che se mangiamo poi sufficiente frutta e verdura, se ci dovessero essere dei rischi, sono completamente annullati. Quindi non è bisogna smettere di demonizzare l'alimento singolo, ma guardare l'alimentazione nel suo complesso e lo stile di vita della persona. Per cui, sì, l'oncologo mi ha detto, il nutrizionista mi ha detto, ti ha detto, ma non ci sono evidenze scientifiche. Mi dispiace. Forse dobbiamo Purtroppo. anche, scusa Shanti, dobbiamo aggiungere, perché molte persone non lo sanno, che in ambito nutrizionale la maggior parte degli studi scientifici sono osservazionali, no? Osservazionali vuol dire che io osservo cosa succede, tipo il China Study è uno studio osservazionale basato sulla somministrazione di questionari nella Cina rurale, dove il tasso di analfabetismo è altissimo. Allora, studio osservazionale in ambito nutrizionale vuol dire come se noi adesso, il dottor Shanti e io, vi distribuiamo un questionario dove
dove voi cominciate a rispondere a domande del tenore: cosa avete mangiato? Quante volte avete mangiato voi la carne nelle ultime 4 settimane? Quante volte avete mangiato voi il pesce? Cioè, ed è che voi capite che la risposta diventa molto approssimativa. E poi, come dicevi giustamente tu, cosa hai mangiato con la carne? Solo la carne. Esattamente. D'accordo, eri un Lion diet, cioè la carne e col grasso, o hai mangiato insieme le pommes frites, o hai mangiato l'hamburger, eccetera, 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 no? Ecco, quindi questo è importante. Poi io mi rifaccio sempre alla bellissimo, a quel review che ha fatto Gordon Guyatt sugli Annals of Internal Medicine dell'autunno del 2019, dove per caso tutto, no? Quindi è questo che è sempre un peccato, no? Il fatto che dicono che, ma dicono anche che più di 2 uova alla settimana faccia male, poi io vorrei trovarlo quello che le ha detto, no? Che tantissime cose, no? Però si basano sulle sabbie mobili. Sì, purtroppo poi generalmente ci sono molti bias. Cosa vuol dire? Io penso che quella cosa faccia male perché sono convinto, allora sbologno tutti gli studi che confermano quello che io penso e faccio finta che quelli che non sono d'accordo con quello che dico non esistano. C'è anche questo da dire. Quindi per questo che andate da uno vi dice una cosa, andate da un altro e ve ne dice un'altra. È una bellissima domanda. Dice: io ho la retinopatia diabetica proliferante, che cosa devo mangiare? Ma innanzitutto, se sei diabetica, la cosa che dovresti mangiare è una dieta in very low carb, no? Perché tu devi portare la tua glicata assolutamente a valori del soggetto non diabetico. E per quanto riguarda questo, sta per uscire il libro di Chris Kenobi, che è un oculista americano. Io sto aspettando da 4 mesi che esca questo libro, perché pare che mi rilasci un'intervista che la manderò sui miei social, dove lui ha dimostrato che anche la retinopatia degenerativa non è una malattia, è una malattia acquisita, non è una malattia genetica. D'accordo? È acquisita. Quindi le prime cose da evitare sono, oltre a tutti i cereali raffinati, sono gli oli vegetali polinsaturi. E la gente in camera oli vegetali polinsaturi, che tradotto sono olio di girasole, olio di colza, olio di arachidi, olio di mais, olio di vinacciolo, olio di riso e quant'altro, che trovate in tutti i prodotti confezionati. E vi ricordo che questi qui sono pessimi, non è che devono essere riscaldati, perché quando vengono surriscaldati, che vengono surriscaldati insieme ai cereali, non solo sono pessimi loro, poi si ossidano già da soli, ma surriscaldandoli a alte temperature con i cereali si formano anche composti acrilamidici che sono procancerogeni. Ma su questo non c'è nessun dubbio, d'accordo? Quindi la signora ha assolutamente una very low carb, ma dobbiamo cucinare da noi. Shanti ha detto nella GAPS: ti cucini tu le cose. È questo che con la Claudia Perbellini vogliamo farvi capire, e vi stiamo preparando un progetto in aprile per farvi capire ancora di più. Perché purtroppo non possiamo mangiare. Prenderci il cibo del supermercato che mettiamo nel microonde e riscaldiamo. Come la vedi, Shanti? Sì, e poi se parliamo del diabete, la cosa più importante è che dovete dimagrire, in assoluto. E cioè, ma per ogni chilo che perdete c'è un abbassamento della glicemia basale. Non sto parlando del picco glicemico, non c'entra niente. Ma la glicemia basale scende per ogni chilo che perdete e non c'è bisogno di essere obesi o sovrappeso, basta essere magri con la pancia. Quello è il risultato perché mangiate troppo, in eccesso e vi muovete poco. Quindi non basta l'alimentazione, bisogna mettersi in forma fisica. Poi stare in forma fisica è la polizza per la vecchiaia, sostanzialmente. Se arrivate a 50 anni senza muscoli e avete un corpo fragile, poi grazie che vi arriva l'osteoporosi. Allora, chiedono se gli occhiali anche per ragazzi, per tutti, questi occhiali blue blocker, se è la cosa migliore per tutti. Soprattutto i bambini.
però per tutti, Ascolta. soprattutto i bambini, ma per tutti. Allora, tantissimi dei followers la mattina si espongono alla luce, chi riesce a fare la colazione fuori, chi è fortunato come il dottor Santi che ha la terrazza, chi riesce a lavorare sulla terrazza, vero? Ok, allora. Io ai miei pazienti consiglio la mattina di avere una vera e propria routine per iniziare bene la giornata. Io, per esempio, se mi chiedete cosa faccio io la mattina, io vado alla spiaggia prima all'alba, prima che sorga il sole, faccio respirazione sulla sabbia, 10 minuti, faccio un po' di meditazione, poi mi faccio il bagno nel mare, nell'oceano, vedo nascere il sole, poi vado a casa, mi faccio la doccia fredda, e faccio un po' di stretching e poi faccio colazione e inizio la mia giornata. Come faccio? È semplice, vado a dormire prima. Se vado a dormire prima ho più tempo la mattina e mi sveglio prima, quindi inizio la mattina in un mondo, in modo completamente diverso e soprattutto non tocco il cellulare finché non inizio a lavorare. Provate una cosa semplice come alzarvi la mattina, non guardate il cellulare finché iniziate a lavorare. Solo quella piccola cosa come cambia la vostra giornata. Bella questa, questo è un bellissimo consiglio. Sai, Shanti, quanti di voi la mattina appena si alzano guardano il cellulare? Prima cosa. In assoluto la prima cosa c'è già parte lì l'ansia quando scorrete i social media. È come se prendete il telecomando e schiacciate l'impazzata sui canali. È la stessa cosa. Hai ragione, devo darti ragione. No, 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 io vedi che quanti dicono io lo sto ritardando, ma l'ho fatto fino all'altro ieri, non sto scherzando, e mi sto rendendo conto che, siccome poi quando leggi il commento capito del cavolo ti parte anche l'embolo, quindi è meglio lasciar stare, e devo dire che è meglio, la Gabriella dice, lo guardiamo tutti, Gabriella ha ragione, però possiamo imparare, in effetti, io la cosa, noi apriamo la finestra e guardiamo il cielo sempre con Helmut e poi parliamo insieme, poi facciamo la fotobiomodulazione e hai ragione assolutamente tu. Assolutamente tu, cioè di crearci una routine. Guardate, tu sei fortunata che puoi farti il bagno nell'oceano. Noi, magari molti dei nostri followers vivono al mare e riescono a fare il bagno al mare. Io vivo in montagna, quindi figuriamoci. Però, magnifico, possiamo cominciare a volerci bene. Il cellulare lo guardiamo dopo. Sapete che in America sono già nati centri di recupero da dipendenza dal cellulare? Ma dai! Perché, sì, perché l'atteggiamento verso il cellulare è lo stesso atteggiamento e ricevi gli stessi stimoli delle droghe. Cosa succede? Quando voi guardate il cellulare le prime volte, viene rilasciata la dopamina, quindi avete un senso di piacere. Dopo un po', quel senso di dopamina non c'è più, se siete abituati. Quindi c'è bisogno di stare ancora di più sui social media e quindi diventa una droga. La persona media sta circa 4 ore al giorno davanti al cellulare, senza contare la televisione e il computer. Certo. Maria Vergine. Ascoltami, allora, tranquillizzo subito i followers sulla fotobiomodulazione, terrò la diretta il prossimo giovedì con l'ingegner Angeleri, con Alessio Angeleri, quindi se avete domande preparatevele, comunque già diamo una scaletta dove andremo a rispondere a molte delle cose insomma, sulla fotobiomodulazione, quindi non voglio parlarne oggi. Chiedono qual è la tua colazione GAPS? Beh, io non sono più in GAPS oggi. Però la tua colazione. Dipende dal periodo. Io ovviamente vengo dal mondo del fitness, dal mondo dello sport e ho il mio master in quello, quindi dipende dai miei obiettivi del momento. Se sono in un momento che devo aumentare, che voglio aumentare di massa muscolare, allora ho una dieta piuttosto alta in carboidrati, arrivo anche a 300 grammi al giorno. Se sono in un periodo di mantenimento, dipende.
Io sto meglio quando un equilibrio tra carboidrati e grassi. A me una dieta troppo bassa in carboidrati e più alta in grassi non è ideale per me. Quindi generalmente se non ho obiettivi Però, particolari sto un 50 per se vuoi mettere grassi, 50% per la massa, carboidrati. mangiamoti la proteina, perché i carboidrati non servono proprio una massa. Beh, io mi alleno tanto, però faccio Però, 3 volte alla settimana. Come? ti mangi la proteina. Beh, sì, sono intorno ai 2 grammi, 2,3 grammi per chilo di peso. Questo è ciò che glielo diciamo, perché sennò pensano che tu la mattina ti fai solo di carboidrati. No, 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 assolutamente. Diciamo, prima, la prima cosa che faccio sempre, prima metto a posto le proteine. Poi il resto lo divido tra Questo carboidrati e grassi. è il messaggio chiave. Il vostro fabbisogno proteico. Io adesso farò una campagna pro fabbisogno proteico micidiale. Questo è importantissimo perché non lo coprite. Pochissimi di voi coprono il fabbisogno proteico. Nessuno, tutti proteinizzati, poi per forza si ingozzano di cibo. Pazzesco. Sai cos'è il problema? Il problema è che molti hanno una resistenza insulinica e l'insulina sarebbe un ormone anabolizzante, cioè che mette su, cioè diciamo così, protegge l'effetto sarcopenico. Però il guaio è che se voi avete una resistenza insulinica, casca l'effetto protettivo dell'insulina. Perché? Perché il muscolo non risponde più all'insulina, abbiamo una resistenza. Questo è il guaio. Quindi abbiamo un mondo di sarcopenici, purtroppo. È veramente un peccato. Pensa che adesso nelle università americane di nutrizione tutte le diete in tutte le patologie sono tutte alte in proteine. Di questo viene insegnato oggi in università di Svegliati. nutrizione. Come? Sono svegliati. No, da tanti anni Ah, qua, eh. ma dai, no, perché da noi non mi... io adesso non lo so, perché io, cioè, ho fatto medicina, beh, che mi sono laureata nel 91, ma dai, beh, sono Anche contenta, sono contenta. a livello ospedaliero, perché Sì. una delle, su quello lo dico, una principale, delle principali cause di morte, anche chi ha il cancro, poi molte volte non è il cancro, ma è la malnutrizione. Assolutamente, assolutamente. Quindi bisogna mangiare sufficienti proteine per preservare la massa muscolare. Poi in realtà più passa il tempo, più la quota proteica deve salire. Certo. Poi Però dipende, se dovete perdere peso, allora magari dovete salire ancora ulteriormente, piuttosto che dovete aumentare di massa muscolare, dipende. ma questo è importante. La Patrizia dice, dottoressa, l'aiuto a fare campagna, ripeto che ero da sempre vegana e da lunedì ho dovuto obbedire ai miei medici inserendo pesce, carne e uova, l'ha capito anche lei, perché dopo ti cambia la vita. Poi ho visto una domanda sui, mi raccomando, gli aminoacidi a catena ramificata non servono a una Non macchina, che niente. sono i tre degli otto essenziali, e voi avete bisogno di tutti gli otto essenziali per sintetizzare proteine. Quindi prenderne solamente tre è un altro escapage di marketing, questo qua, Questo no? è stato smentito diversi anni fa in letteratura scientifica, nel mondo della nutrizione sportiva. Non servono a niente prendere l'aminoacido ramificato da soli, non serve. Continuano a venderli. Allora, la domanda è: soprattutto gli anziani hanno bisogno di coprire il fabbisogno proteico. Caso Soprattutto, di aggiungere un integratore che sia di qualità. Io ne uso solamente uno perché so, dal punto di vista di studi scientifici, che va al 99% in sintesi proteica, perché lo uso anche in pazienti in dialisi o con cirrosi epatica, che è il MAP. Punto. Mi chiedete quale MAP? No, il MAP è uno, è Master Amino Acid Pattern, che ha fatto UDI, ha fatto 35-40 anni fa, professor Luca Moretti. Quindi, se poi ci sono anche quelli, pochi, pochi, veramente pochi, che io conosco, che coprono il loro fabbisogno proteico con l'alimentazione, bontà loro, possono, non so, mettere anche insieme le uova, insieme le lenticchie. Cioè, non è che non, chi sta bene se le può pigliare da ogni fonte. Sappiate però che ovviamente fonti animali Allora, sono più. proprio per fare una precisione sulle proteine, c'è un
c'è un'unità di misura che si chiama PDCA, che cos'è? Che ci dice la digeribilità, la biodisponibilità delle proteine. Okay, quindi le proteine di origine animale ovviamente sono quelle in cima alla classifica Assolutamente. e quelle di origine vegetale sono in fondo alla classifica. Adesso se mangiate proteine di origine vegetale dovete comunque mangiare anche quelle di origine animale perché Assolutamente. sono più pregiate. Assolutamente. Questo è importante. Benissimo. Shanti, abbiamo raggiunto 1 ora e 15 minuti. Abbiamo quindi dovremo farne un'altra perché è interessantissimo. Volentieri, volentieri, quando vuoi. Guarda, grazie tantissimo del tuo tempo e grazie a tutti i followers che ci hanno seguito. Con il dottor Coro abbiamo detto comunque con Shanti, l'abbiamo detto già prima di iniziare la diretta questa sera, che ne ripeteremo sicuramente un'altra, perché è un tema interessante non solo l'intestino, ma tutto quello che ci sta dietro. Vi aspetto giovedì prossimo alla diretta con l'Alessio Angeleri. Spero anche di mettermi in condizione di farvela non solo su Instagram, ma anche in diretta su YouTube. Bene, abbiamo detto tutto, grazie. Ricordatevi il libro di Shanti che Ecco, comprate il mio libro che vi aiuterà parecchio. assolutamente, magari poi faccio un post con la sua copertina e io lo aspetto poi per leggermelo tutto in Kindle. Shanti, grazie del tuo tempo. Piacere mio. Una buona serata a tutti, mi raccomando, la salute è mano vostra, di nessun altro, eh. Assolutamente. Voi siete i protagonisti della vostra salute. Ciao a tutti! Ciao a tutti.